Un tema, quello dell'assistenza domiciliare pediatrica di attualità, insomma, a cui è dedicato questo forum del 2015, un'assistenza, fra l'altro anche il motto che è stato scelto è particolare, detto da un bambino ricoverato all'ospedale di Pordenone, insomma, sicuramente essere curati a casa in famiglia è meglio. Allora, sicuramente essere curati a casa e in famiglia è umanizzante l'assistenza, è qualità dell'assistenza, è una garanzia del rispetto dei diritti dei nostri bambini, è un dovere della sanità. Il convegno mira proprio a presentare ufficialmente i modelli di assistenza domiciliare pediatrica che abbiamo nella nostra ASL di Salerno in un consesso di spessore regionale e nazionale. Sicuramente sapete che abbiamo circa 100 bambini in assistenza domiciliare integrata. Sono bambini totalmente dipendenti dalla tecnologia, dai ventilatori, dalla nutrizione per via in gastrostomia, quindi la situazione è estremamente seria e viene gestita proprio grazie ai grossi collegamenti che abbiamo sia all'interno della nostra ASL di Salerno con il settore delle cure domiciliari, sia con la rete, con i centri di riferimento nazionali e regionali come il Bambino Gesù di Roma, il Policlinico di Napoli, il Santo Bono, l'azienda ospedaliera, perché senza questo collegamento con i centri di riferimento importanti, questi bambini molto gravi e complessi non potrebbero essere poi assistiti dal team territoriale che, come sapete, è formato da una serie di professionisti, infermieri, medici, terapisti della riabilitazione, psicologi, rianimatori, cardiologi, pneumologi, ne potrei dir tanti, tutto il bisogno di salute di questi bambini. Dico solo, posso rubare, che veramente un ringraziamento forte va all'ASL di Salerno, alla struttura commissariale, perché ci consente di poter avere una formazione di qualità, e ai media che ci sostengono nel comunicare che esiste un modo buono di fare sanità, nel quale tutti noi direttori di distretto